Sono pronto a tutto. Ma come, legge in mezzo al lago? No. Ma col libro? Ah, fa quello che si rilassa in mezzo al lago, che legge. Allora, perché facciamo il video, scusi? Perché per dare nozione di quanto è bella la vita, anche godersi la vita con la natura, la naturalezza e le cose semplici che la vita sa donare, i doni della vita, i doni delle cose belle come queste. Fantastico, questa è la sorpresa del giorno. Sì. Grande. Questa bellissima fontanella con i fiori all'Aveno, iniziamo il nostro tour alle isole del Lago Maggiore. Benissimo. Sì, benissimo, Mauri. Siamo qua, ci siamo arrivati stamattina freschi freschi, c'era un po' così, però si prospetta una buona giornata. Benissimo. Benissimo. E si inizia. Fantastici fiori qua alla stazione all'Aveno Mombello. Ecco. L'Aveno Mombello, nord. Immancabile il nostro viaggio, il nostro tour alle isole, al Lago Maggiore, inizia dall'Aveno e prosegue per Intra, quindi da Lombardia al Piemonte, sul Lago Maggiore e andremo all'Isola Bella. L'Isola Bella ci attende, un bellissimo posto, panorama stupendo. Panorama, questo adesso è il panorama di L'Aveno e poi ci attenderà il panorama sulle isole che stanno dall'altra parte. Mauri, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Sì, sono qui, c'è un po' d'arietta, però sono qui bello tranquillo, godiamoci questo viaggetto, vediamo un po' come va. Sì, sì, ma prevediamo tutto bene, sì, dai, sì, dai. Sì. Bene. Okay. Le isole ci attendono, siamo dalla parte sud del lago, prima facevamo vedere la parte nord verso l'Aveno, qua la parte poi verso già il Piemonte e la parte sud. Ed è bellissimo, il lago comunque continua verso quella zona di là, che si va verso Sesto Calende, e di qua arriviamo verso l'abitato di Intra, quindi provincia di Verbania, Piemonte, e assolutamente ci attende questa magnifica giornata. Bene, cari amici, sarà... Com'è? Com'è, sì, Mauri? Andrò bene. Sì, andrà benone. Faccio qualche foto adesso. Sì, sì, benissimo. Perché... qualche foto perché il panorama, cari amici, è allora, questo. E non possiamo mancarcelo. Salvo se ci cade in acqua la videocamera. Però se vedete questo video vuol dire che la videocamera si è salvata e non è caduta in acqua. Dopo gli ho fatto caffè. Titi! Te ne darei ancora tante di cose, ma non ce le ho. Guida! Un po' di focacce per gli uccellini.
naturalmente con Mauri che ci accompagna nei nostri giri. E un battello che continua la navigazione qui a Intra fino alle isole. Ebbene, che dire, meglio di così non ci troviamo a nostro agio. Bene, bene, molto bene, si continua. Al 12 di luglio 2021, che è un lunedì. Bene, bene, cari amici. Qua il battello continua la navigazione e attracca dall'altra parte di Intra. C'è un altro attracco, poi mano a mano vedremo le nostre isole. Mauri, allora continua la navigazione, dai, continuiamo la navigazione, belli sereni finalmente. Allora, era da quando avevo 6 anni che non vengo qui, quindi dal secolo scorso, dagli anni 80, e finalmente rivedo l'Isola Bella, che appunto non la vedevo da quando ero talmente bambino piccolino che mi ricordo un pavone, mi ricordo un po' l'isola e niente più di tanto. Quindi bellissimo questa sensazionale giornata del 12 luglio 2021, lunedì, Gennaro Germini e Mauri. Ciao ragazzi! E si continua la traversata fino alle isole. Ecco Mauri, stiamo per arrivare. Continuiamo la navigazione, stiamo andando sulle isole. E abbiamo appena superato l'abitato di Pallanza. E continuiamo per andare sulle isole. Bene Mauri, com'è? Buono! Ebbene cari amici, si continua la navigazione. Io mi sono messo un po' qua dove ci sono i gommoni. Felici di poter... La batteria scende, cambieremo batteria. Una giornata che ci meritavamo, perché siamo anche noi persone che vivono la grande, la vita, felici, felici così. Ebbene, si va. Ed ecco, dovrebbe essere l'isola madre, ok. Isola madre, ok. Sì, sì. Tanti anni che non mi
Bene, cari amici, si continua con la navigazione al meglio, perché tra l'altro c'è un po' di sole con un po' di nuvole, così c'è il sole ma non picchia sulla testa tremendamente. Ci sta proprio bene, era la giornata ottima per venire all'isola. Siamo all'isola madre, l'imbarcadero. Benissimo, siamo a Baveno con la B, non la Veno, Baveno, che è dall'altra parte del lago. E fantastico. Adesso attracchiamo qua sulla sponda piemontese per la terza volta ormai e andiamo un po' per tutti i paesini del Piemonte sul lago fino all'Isola Bella. Quindi Isola Madre, Isola Superiore, Isola Bella, e l'Isola Bella visiteremo questa bellissima, bella isola. Ebbene, bene. Perché adesso c'è il cambio. Ebbene. Stiamo attraccando a Baveno. E infatti Baveno, credeteci cari amici, c'è un posto, c'è l'Aveno e Baveno. Adesso sta partendo. Cari amici, l'isola dei pescatori. Cari amici, siamo all'isola dei pescatori, ultimo approdo prima dell'isola bella. L'isola dei pescatori e Lago Maggiore. Mauri, continua il nostro essere turisti. Sì, sì. Adesso la posso andare in tempo. Se sia così felice vivere in un'isola, perché la vita si svolge solo nell'isola, Mauri. Noi siamo tanto abituati in città, però diciamo sono posti straordinari. Dobbiamo scendere, cari amici. Sembra un piccione femmina albino, carino. Un piccione femmina albino, quello è il maschio sopra e la femmina albina, si vede, cioè bianca, la femmina bianca, una femmina di piccione albina bianca. Piccione albino e il suo compagno, la picciona, praticamente piccione femmina albino e il suo compagno. Sono pronto a tutto. Ma come, legge in mezzo al lago? No, ma col libro? Fa quello che si rilassa in mezzo al lago, che legge. Allora, perché facciamo il video, scusi? Per dare nozione di quanto è bella la vita, anche godersi la vita con la natura, la naturalezza e le cose semplici che la vita sa donare, i doni della vita, i doni delle cose belle sono queste. Fantastico, questa è la sorpresa del giorno. Sì. Grande. Le piante dei Borromeo hanno messo qua l'Isola Bella. Hanno dei tronchi
enormi riescono a praticamente prendere l'aria per le radici, ecco perché il tronco enormi, e riescono a non prendere i flussi dell'acqua. Sono delle radici fatte apposta per non far mancare l'ossigeno alla radice stessa, quindi dei tronchi d'albero fatti in una certa maniera contro le onde del lago e per non far mancare ossigeno alla radice. Bellissimo posto, sapevamo l'isola bella, non a caso l'isola bella, e questi sono questi felici, felicissimi alberi, questi abeti particolari, veramente particolari, che occorreva far vedere, delle piante, degli abeti in mezzo ai flutti delle onde, che vivono proprio così, vivono in mezzo ai flutti delle onde. Mauri, descrivi un po' il bello di questo luogo. Pianta che avete all'acqua lì, non si marciscono le radici. Infatti. Affondano comunque la pianta, arrivano le onde, ma niente praticamente. Fantastico. Il Mauri con una maglietta per tutelare gli oceani contro la plastica. Sì, una maglietta particolare. La maglietta degli ambientalisti. E siamo appunto in versione ambientale in questo bellissimo posto. Un'altra barca che arriva, ne arrivano tantissime. Questi sono questi abeti particolari. Facciamo vedere che maestosità questi abeti. Ebbene, la natura in questo assetto un po' diverso di piante particolari che riescono a vivere nell'acqua e a crescere in maestosità. Qui è il Lago Maggiore, e lì l'isola dei pescatori, dall'Isola Bella, e l'Isola Bella poi. Cari amici, ci becchiamo nell'acqua del Lago Maggiore. Questo finalmente pensierati in mezzo a questi abeti veramente particolari. Fantastica stare qua in mezzo ai flutti delle correnti e questi abeti. E sembra veramente di stare in un posto completamente diverso. Qui siamo sul Lago Maggiore. E la sensazione è questa, vivere l'estate 2021 così. Anzi, ci si sente bene proprio a livello del corpo, anche perché sto dimagrendo un po', sto dimagrendo, e ci si sente bene, bene, bene. Lo diceva anche quello lì del mercato, che mi ha venduto il pantaloncino così, ha detto fai una doccia fredda, ma non mi sentirai tanto di fare una doccia fredda. Ma adesso stare nell'acqua del lago fa veramente bene. Ed è fantastico, stavo vedendo un posto stupendo. Che ne dici? Molto bello, dai. Oggi è una giornata che vale. Si sta bene veramente qua. Si sta bene. Aria, tutto, acqua buona, bello. Sì, infatti. Ah, che bello. Adesso poi non vedo l'ora di salire più di là. E poi. Poi vado a prendere il pensierino. Quanta gente che sta salendo su un barcone? Finalmente ci sono i turisti. Wow, che flutti!
il Mauri in mezzo ai flutti. Che flutti incredibili, le onde del lago, eppure gli abeti resistono. Felicità più bella, cari amici, stare su un'isola, anche se è deserta, però un po' ci siamo solo io e Mauri, per dire, poi ci siamo pulisti, però è una bellissima isola, noi, con la natura, quella bellissima, la bellissima natura che conosciamo nel Lago Maggiore. Possiamo addirittura leggere un libro nell'acqua, così con assoluta spensieratezza, senza le onde non ci porteranno via, magari per altri minuti, però sei sempre felice, la vita è un teatro, Mauri, la vita com'è, un teatro? Un teatro sì, è un circo barman, è un teatro la vita. Teatro. Noi siamo gli attori. Sì, gli attori protagonisti per fortuna. Gli attori protagonisti che devono recitare qua. E stanno qua, gli attori protagonisti che stanno in questo paradiso. Oh, si sta scatenando. Sì, ci sono un bel po' di onde. Teatro come questo teatro del Lago Maggiore, come altri teatri, questi luoghi così di pace, ma anche di attivismo, di forza energetica, perché un luogo così bello è la forza energetica sicuramente grandiosa. E perché no, leggere un bel libro come dei tempi, leggere un bel libro su questi fantastici alberi che sono stati messi dal Borromeo apposta per vivere proprio nell'acqua, degli abeti, degli alberi che vivono nell'acqua. In questa sublime giornata del 12 luglio 2021, bellissimo lunedì, sentitoso di felicità. Mauri, che ne pensi? Ah, si rilassa, si sta bene qua. Sì. Questo ondeggio ti rilassa, no? Delle onde del lago ti rilassa abbastanza. E devo dire che mi trovo bene qua. Sarei qui una vita, però purtroppo sì. Dobbiamo rientrare. Però dicevamo, abitare sulle isole, insomma. Beh, diciamo da turista è un conto, ma da abitare come residente penso che, a meno che è un'attività qua, se no è tremendo. Un po' bene, comunque bellissimo posto. Sì, sì, ma stupendo, ricorderemo questi grandiosi posti. Bella giornata il 12 di luglio 2021. 2021 lunedì. Andiamo. Immancabili delle piante. Che però che piante sono? Facciamo uno zoom, Mauri, e poi torniamo. Fai uno zoom su quella parte lì. E anche quell'altro frutto che si sta aprendo. E che piante sono? Che piante sono, Mauri? E spiegaci allora sono... tu, benissimo. Sono delle piante di banana. Tropicali che crescono più alla rese. Pensate, resistono a questo clima, Piante di banano resistono a questo clima. Riescono a crescere nella regione dei laghi per quale motivo? Perché prendono il sole tutto il giorno, favorevole quando il sole c'è, e
Perché sono protetti dalla collina verso nord e invece aperti verso sud, verso il lago. Infatti. Ed è fantastico. Bene così, bene così. Abbiamo anche quindi le piante di banana. Sì, sì, infatti, infatti. Una farfalla incredibile. Voi la vedete come un fiore qua, tra le piante, come un qualcosa che sembra una foglia a fianco alle piante, a fianco alla strada, e invece una farfalla. Ed ecco voi la farfalla rara, non l'avevo mai vista così, questa farfalla. Una farfalla rara, una farfalla che a guardarla non sembra una farfalla, invece poi ecco la farfalla più bella in assoluto. Però quando sta così è chiusa, poi si apre farfallina ed è bellissima. Però quando si apre farfallina, fa vedere che ti apri, fa vedere che ti apri, ed è una farfalla incredibilmente bella. Sono pronto a tutto. Ma come, leggi in mezzo al lago? No, ma col libro? Ah, fa quello che si rilassa in mezzo al lago, che legge. Allora, perché facciamo il video, scusi? Perché per dare nozione di quanto è bella la vita, anche godersi la vita con la natura, la naturalezza e le cose semplici che la vita sa donare, i doni della vita, i doni delle cose belle come queste. Fantastico, questa è la sorpresa del giorno. Sì. Grande. Alla bella.